A tutti voi una buona giornata, di nuovo ben ritornati su Canale 3 per questo nuovo appuntamento di Brandano. Parliamo come sempre di attualità, allora non possiamo fare altrimenti se non che iniziare con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere i titoli principali per quanto riguarda le testate nazionali. Siamo alla Repubblica.it, ecco qua in diretta live, lo potete sentire, l'intervento alla Camera del Premier Conte in vista del Consiglio europeo di domani. Potete seguirlo appunto proprio sul sito della Repubblica.it. In primo piano quindi si parla per il governo di MES, Conte che sta in queste ore riportando appunto alla Camera, grazie all'Italia, la riforma migliorata, ratifica responsabilità del Parlamento. È stato quindi trovato l'accordo nella maggioranza per quanto riguarda il MES. Andiamo ancora a vedere quali sono le notizie in spalla sulla Repubblica.it. Si parla di lavoro, gli statali, lo sciopero della discordia. Il garante dice sarà quello, il problema sarà quello di limitare i disagi ovviamente ai cittadini. Andiamo ancora avanti sulle altre notizie, in primo piano appunto sul sito di Repubblica.it, dati settimanali per il coronavirus, contagi in calo, diminuiscono adesso anche i decessi, seguiamo la curva che sta flettendo fortunatamente verso il basso. Coronavirus ancora la denuncia, il vaccino dei ricchi al 14% della popolazione mondiale andrà così come previsto attualmente il 53% delle dosi che sono state previste. Per quanto riguarda il piano della vaccinazione, potrebbe arrivare per il vaccino della Pfizer già dal prossimo 29 di dicembre il via libera. In Italia la campagna vaccinazione sarà prevista dal 15 di gennaio. Il rebus per quanto riguarda le quote al Lazio sembra dosi più della Lombardia. La corsa per anticipare i tempi, un'app anche per prenotarsi. Il presidente Mattarella dice: voglio dare l'esempio, lo farò appena possibile. Andiamo avanti e sfogliamo le pagine online del Corriere della Sera. Conte in aula, come abbiamo visto, appello alla maggioranza. Serve adesso coesione da parte di tutti per battersi in UE. E nel Consiglio domani il Premier sarà presente perché ha dichiarato che bisogna superare il veto di Ungheria e Polonia, annuncia la proposta Conte per modificare il MES. Ancora, parliamo della prova sul campo per quanto riguarda il cashback proposto proprio dal governo. Cosa non ha funzionato? In tantissimi che hanno provato a scaricare la app, ma che hanno avuto moltissimi problemi. Tutti i problemi, dice appunto il Corriere della Sera, della app IO, risolti per voi. Ecco come avere rimborsi in quattro facili mosse. Potete seguirlo sulle pagine online del Corriere della Sera. Ancora il braccio di ferro sulle regole, il governo non arretra, resta il divieto per gli spostamenti tra i comuni il 25 e il 26 dicembre. Il pressing che è stato fatto e avanzato da alcune regioni, sono state però respinte queste richieste, non ci saranno dunque modifiche per consentire i movimenti tra province diverse in occasione delle festività. Nuovo DPCM dicembre, spostamenti tra comuni e regioni, Natale e Capodanno, quali sono le regole? Lo ricordiamo ancora una volta, dice il Corriere della Sera. E poi l'intervista, il procuratore che indaga sul piano antipandemia, un'Italia impreparata, tanta improvvisazione, indaghiamo sulle omissioni, Ranieri Guerra fa parte dell'OMS e quindi gode dell'immunità diplomatica e queste sono appunto le dichiarazioni che ha rilasciato ad alcune testate nazionali. Andiamo al mattino.it, le notizie in primo piano riguardano qua invece la scuola, scuole chiuse, sindacati contro i presidi, no alla DAD se c'è allerta maltempo. Una seconda ondata di Covid in Europa, i casi non scendono abbastanza, Germania che va verso una nuova stretta, l'allerta anche della Francia. Per quanto riguarda ovviamente l'Italia, scuole ancora chiuse in Campania.
De Luca firma l'ordinanza, tornano in classe solamente asili, prima e seconda elementare, ma l'ufficio scolastico regionale ordina la linea soft per chi si assenta. E poi ancora, come abbiamo sentito, la politica in primo piano, Conte in aula che sta facendo un appello alla maggioranza, serve coesione per battersi in Europa. MES, i 5 Stelle salvano Conte, ma sul recovery governo a rischio. È pronta l'offerta di Conte per frenare Renzi. Ecco che cosa succede all'interno della maggioranza. Cashback al via, ma la corsa ai negozi è del tutto inutile, il rimborso è un miraggio, l'app Io ancora in tilt, stop per troppi accessi, ma Palazzo Chigi afferma rallentamenti che sono stati risolti, ora basterà un click. E poi il caso che fa discutere feste private illegali a Roma, denunciati al largo Argentina 11, denunciate 11 persone, allerta rossa a Capodanno. Si parla anche ovviamente della perplessità e della grande preoccupazione di una terza ondata di Covid, che cosa rischia l'Italia. In Europa i casi intanto continuano, come abbiamo sentito, a non scendere abbastanza. Germania, che potrebbe andare verso una nuova stretta anche nelle prossime settimane, allerta anche per la Francia. E poi il maltempo che sferza l'Italia, lo stabilimento Suburra spazzato via da una tromba d'aria, lo vediamo appunto in questa immagine. Venezia sott'acqua, Brugnaro dichiara rivedere le regole del MOSE. Ad Ostia un delfino è stato trascinato contro gli scogli dalla mareggiata. Andiamo a chiudere con ansa.it, le notizie ovviamente nazionali. Conte, come abbiamo sentito in Parlamento proprio in queste ore, la maggioranza sia coesa, firmerà la risoluzione sul MES e quindi serve coesione sul recovery, ancora sfida Renzi-Conte. Blitz antidroga nel Lazio, sono stati coinvolti anche i fratelli Bianchi, due fratelli attualmente in carcere indagati per l'omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro, lo ricorderete, lo scorso 6 settembre. Sono coinvolti in un'indagine antidroga dei carabinieri che ha accertato l'esistenza di una rete di spaccio nell'area di Velletri e Artena. E poi ancora il maltempo, il MOSE attivo a Venezia nella giornata di ieri, allerta rossa anche in Alto Adige, un picco di alta marea a 125 centimetri sul medio mar, incognita del vento. Chiudiamo con i vaccini, gli Emirati Arabi registrano il vaccino cinese Sinopharm e un vaccino sperimentale di questa azienda cinese, la cui efficacia si è attestata all'86% in base ad un'analisi provvisoria dei test di fase 3 che erano iniziati a luglio. Lasciamo le notizie nazionali, andiamo a vedere che cosa succede invece a Siena. Apriamo le pagine del Corriere di Siena.it, una notizia in primo piano di cronaca, la Guardia di Finanza, Operazione Natale Sicuro, sono stati sequestrati 52.000 giocattoli vietati, multe per 4.800 euro ai negozianti. La Guardia di Finanza ha un nuovo comandante della Polizia Economico-Finanziaria. Ancora vediamo le altre notizie. In primo piano sul Corriere di Siena si parla ancora del caso Zanardi perché la Procura ha chiesto un'integrazione al perito sulle possibili responsabilità del camionista Zanardi. Di cui appunto ancora non si conoscono la gravità, appunto, è stato ricoverato e lo è ancora, il campione paraolimpico è stato appunto coinvolto in questo drammatico incidente in uno scontro con un camion lo scorso 19 giugno. La Procura di Siena ha chiesto al professor Dario Vangi, suo perito, una integrazione della consulenza sulla dinamica dell'incidente. Ancora in Toscana, torniamo a parlare di coronavirus, altri 35 morti, contagi ancora però in calo, sono
428 quelli registrati nella giornata di ieri, stabili i ricoveri in terapia intensiva, quindi possiamo, diciamo, sostenere che sono comunque buone notizie sull'andamento della flessione della curva. Andiamo a vedere le notizie sulla nazione di Siena.it, in primo piano ancora il Covid, dati da fascia gialla, interviene appunto il presidente della regione toscana Giani, pochi tamponi però sono scarse le richieste rispetto ad alcune settimane fa. Oggi sarebbero 505 i casi, questo l'aggiornamento in diretta che ci è offerto appunto dalla nazione. La regione intanto cerca di prepararsi ad una terza ondata. In che modo lo fa? Predisponendo ovviamente degli ospedali o dei centri che siano a garanzia delle cure eventualmente per le persone che avessero bisogno appunto di essere curate. È stato inaugurato il centro Pegaso a Prato, corsa per altri posti anche in altre città, tra cui Lucca. Ancora altre notizie sulla nazione di Siena.it, andiamo allo sport, Ego Handball all'assalto di Bolzano, Dumnic ci crede, dice noi possiamo vincere. E poi torniamo alla cronaca, la finanza, come abbiamo sentito, che ha sequestrato 50.000 giocattoli ed addobbi, controlli in due negozi, multe per quasi 5.000 euro. E boom invece di acquisti online, e chiudiamo con questa notizia, ma anche di tantissime denunce, perché se è vero che le vendite online sono aumentate in conseguenza ovviamente dell'emergenza sanitaria e del lockdown, sono anche dietro l'angolo tanti raggiri e dunque i consigli della polizia postale contro le truffe riportati su questo articolo. Andiamo a vedere gli altri quotidiani online, apriamo sienanews.it, si parla del Chianti, in evidenza questa notizia che riguarda la cultura, la manifestazione Piccoli Musei Narranti, eccola qua, è stata realizzata tra novembre 2020 e gennaio 2021, sarà appunto realizzata con questo ciclo di incontri in un ambiente digitale in cui la letteratura diviene il filo conduttore di un viaggio tra presente e passato del territorio chiantigiano. Saranno 6 gli appuntamenti che coinvolgeranno gli ospiti in un percorso di confronto e di riscoperta a partire da 2 letture importanti dei testi di comunità, Si campava di piangere per Castellina in Pianti e Le veglie a Porcignano per Radda in Chianti. Parliamo di altre notizie in evidenza su sienanews.it, si parla del contenimento dei cinghiali perché c'è un'ordinanza di Giani che potrebbe essere un punto di svolta nella gestione della fauna, un problema di cui parleremo più tardi anche nel nostro approfondimento con un ospite in studio, il direttore dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena. Intanto appunto interviene anche la Coldiretti con il suo direttore Simone Solfanelli commentando l'atto della Regione Toscana che autorizza appunto i proprietari e i conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia ad attivarsi direttamente per difendersi dai cinghiali sotto il coordinamento di un agente responsabile che sarà individuato dalla Polizia Provinciale o dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze. Ovviamente non vogliamo aprire il Far West, ha detto, ma potrebbe essere una risposta importante. Torniamo al Covid, Rappuoli ha parlato di una eventuale terza ondata che ha dichiarato essere per lui una certezza più che un'ipotesi, andremo a risentire le sue parole, Rappuoli che è stato presente all'iniziativa proposta da Unicop Firenze per sostenere la campagna di Toscana Life Science nella ricerca degli anticorpi monoclonali.
Apriamo le pagine di sienafree.it, andiamo a vedere i dati del coronavirus in provincia di Siena. Sono solamente 4 fortunatamente i casi riscontrati positivi, 78 invece i ricoveri registrati alle scotte. Di questi 12 si trovano attualmente in terapia intensiva, 2 le persone che sono decedute. Questo ovviamente era l'aggiornamento della giornata di ieri. Vedremo oggi quali sono i dati, anche se si conferma che i tamponi e le richieste anche per i tamponi sono scesi moltissimo nelle ultime settimane. Andiamo ancora avanti per quanto riguarda il Monte dei Paschi e le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani, che ha detto dopo l'incontro con i sindacati: lavoriamo insieme per fermare la fusione. L'emergenza economica non può tollerare progetti che comporterebbero 6.000 esuberi, e quindi il presidente ha detto vogliamo indurre il governo a mantenere le sue quote in MPS e fermare il processo, di cui si paventa un'accelerazione per la fusione con Unicredit. Andiamo al cittadinoonline.it, ancora andiamo a vedere le notizie in evidenza che troviamo sulle pagine del quotidiano online, e parliamo proprio ancora di Monte dei Paschi, perché è stato costituito il Comitato per la difesa del Monte dei Paschi. L'obiettivo è quello del recupero di MPS al suo territorio, al quale esclusivamente deve il suo innegabile successo durato per ben mezzo millennio, mentre tutto intorno a lui a centinaia sparivano e risorgevano regimi e governi. Questo successo che si è trasformato negli anni in rovina, ma non vogliamo, dicono dal comitato, con la privatizzazione tagliare questo cordone ombelicale che la banca ha con il suo territorio. Ancora andiamo avanti con le notizie che riguardano invece lo sport. Andiamo a vedere dunque il calcio, con la ripresa degli allenamenti per quanto riguarda la CN Siena, che si è ritrovato sul campo dell'Acqua Calda. Gerace e Benedetti hanno lavorato con la squadra, anche Crocchianti ha fatto una parte dell'allenamento con il gruppo. Lavoro differenziato ancora per Forte per quanto riguarda Terigi, infortunato durante la partita di domenica scorsa. Si dovrà attendere l'esito della risonanza magnetica, a cui verrà sottoposto nei prossimi giorni per capire l'entità della sua lesione muscolare che ha riportato, e quindi di conseguenza anche capire i suoi tempi di recupero. Andiamo ad oksiena.it, torniamo a parlare ancora di coronavirus. Sono 78 i pazienti attualmente ricoverati alle scotte per il Covid. Di questi 12 in terapia intensiva, e troviamo tutta la mappatura delle province appunto che sono coinvolte, quindi da dove vengono appunto questi pazienti. Confcommercio Siena, Ghini, troppe aziende della moda senza ristori. Torniamo a parlare di un problema di cui abbiamo discusso moltissimo nelle nostre trasmissioni. La regione ha accolto la nostra proposta, dice Ghini, di spostare i saldi al 30 gennaio, ma perché i negozi di moda sono stati obbligati a tenere chiuso? Questo interrogativo ancora non ha una risposta, e la situazione, dice il presidente di Federmoda Italia Confcommercio Siena, Riccardo Ghini, è davvero preoccupante e drammatica. Ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità per noi, e poi torniamo ancora di nuovo con le notizie su Canale 3. Ben rientrati in diretta. Allora, eravamo alle notizie di Siena su Antenna Radio S. Andiamo a vedere i dati ovviamente ancora dell'emergenza sanitaria. Le scotte sono 78, come abbiamo sentito, le persone ricoverate in questo momento. 12 di queste si trovano in terapia intensiva, 14 in assistenza respiratoria tramite casco. Tutte le zone, le province appunto, e la ripresa
partizione dei pazienti che sono in questo momento ricoverati al Policlinico Senese. Andiamo ad una notizia che riguarda una nuova area ludica che è stata inaugurata per i bambini ai giardini della Lizza. Ci sono dei nuovi giochi, un nuovo spazio che sono stati inaugurati appunto 2 giorni fa al giardino appunto della Lizza insieme all'assessore Silvia Buzzichelli. Alcune persone insomma, che hanno potuto ammirare questi giochi e tanti saranno i bambini che speriamo prossimamente possano davvero godere di questo nuovo spazio. Ieri ricorreva 40 anni dalla scomparsa di John Lennon, una leggenda appunto della musica internazionale, un annuncio che scosse tutto il mondo, un anniversario importante che ha segnato profondamente appunto il mondo della musica. L'ex Beatles fu ucciso l'8 dicembre di 40 anni fa a New York mentre stava rientrando a casa con la moglie Yoko Ono. Andiamo alle notizie della Valdelsa, su valdelsa.net. Come abbiamo sentito, l'operazione Natale Sicuro con un maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza per gli articoli natalizi ritenuti pericolosi. Un'attività che ha portato al sequestro di 52.000 giocattoli destinati ai minori di 14 anni, articoli anche decorativi, materiale elettrico natalizio commercializzati su tutto il territorio nazionale, privi però della regolare marcatura CE, quindi della Comunità Europea, e dei contenuti minimi delle informazioni sulle caratteristiche che devono avere per sicurezza appunto i prodotti merceologici. Andiamo ancora avanti, in provincia di Siena sono fortunatamente in calo i casi di coronavirus, quelli registrati nella giornata di ieri erano solamente 4 e c'è però anche una minor richiesta di tamponi rispetto appunto alle settimane scorse. Andiamo alle altre notizie che abbiamo appunto visto nei nostri telegiornali un paio di giorni fa. L'assessore Simone Bezzini insieme allo scienziato Rappuoli hanno donato per la ricerca, contribuiscono alla campagna di Unicop Firenze per sensibilizzare la campagna di sostegno della Toscana Life Science, un'occasione anche per parlare appunto della situazione del Covid, dell'emergenza sanitaria e capire appunto come poter sostenere la ricerca. Andiamo adesso ad una notizia di cronaca appena giunta nelle redazioni, abbiamo delle immagini da potervi far vedere, è stato smantellato un grosso giro di prostituzione cinese in Toscana che aveva base a Poggibonsi ed ecco qua le immagini che scorrono. Polizia Municipale e Polizia di Stato hanno eseguito le misure cautelari con 2 arresti, 9 gli appartamenti perquisiti e i sequestri. Questa indagine, che è stata portata avanti da oltre un anno dalla Polizia Municipale di Poggibonsi in stretta sinergia con la Polizia di Stato, ha portato all'arresto di una donna di 37 anni e dell'uomo 45enne, entrambi cinesi, che gestivano ben 7 case di appuntamenti, di cui 2 nella provincia di Siena. Le misure personali cautelari sono state disposte con ordinanza dal GIP di Siena: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento della permanenza in clandestinità, falso materiale e sostituzione di persona perpetrati più volte sono i reati accertati. L'operazione ha portato anche all'individuazione di alcune prostitute sprovviste di permesso di soggiorno, per le quali sono in corso da parte dell'ufficio immigrazione della Questura di Siena i
procedimenti per l'espulsione dal territorio nazionale. Le indagini sono scattate quando alcuni abitanti nella zona degli impianti sportivi in località Bernino a Poggibonsi si sono presentati al comando della Polizia Municipale, lamentando un continuo andirivieni di uomini sia di giorno che di notte, i quali, per soddisfare i loro desideri, finivano talvolta anche per suonare i campanelli sbagliati, arrecando disturbo e imbarazzo. Accertare che nell'appartamento segnalato si stava svolgendo attività di prostituzione è stato piuttosto semplice. Ben più complesso è stato attribuire a persone in carne ed ossa la responsabilità di quanto stava accadendo. Contratti di affitto, intestatari di conti correnti e tutto ciò che poteva in teoria condurre a qualcuno contro il quale procedere risultava sempre sotto falso nome o riferito a prestanome non rintracciabili. L'indagine, che è stata coordinata dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Siena, la dottoressa Benetti, svolta dai responsabili dell'ufficio falso documentale e della polizia giudiziaria del comando di Poggibonsi, ha pian piano portato ad individuare che in effetti curava gli affari ed aveva organizzato appunto questa attività. Si è potuto appurare che gli stessi soggetti gestivano anche una seconda casa nella zona di San Prospero a Siena. Non solo, la donna è risultata essere il capo indiscusso di questo giro di prostituzione. Aveva preso in quell'appartamento la residenza sotto falso nome, senza averci mai abitato. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre ad alcune telecamere posizionate nei pressi delle due abitazioni, hanno evidenziato un notevole giro di clienti sia a Poggibonsi che a Siena. La collaborazione fra i rispettivi comandi ha consentito di chiudere il cerchio sugli organizzatori di questa attività. Dalle indagini è emerso che i due arrestati avevano in gestione anche altre 5 case di appuntamenti ad Arezzo, alla Strassigna, a Poggio a Caiano e 2 ad Empoli. In particolare, anche grazie alla capillare attività investigativa effettuata dai poliziotti della Questura di Siena, fatta di appostamenti, pedinamenti e soprattutto nella zona dell'Empolese, si è potuti arrivare ad individuare il luogo dal quale la donna gestiva i suoi affari. Contemporaneamente agli arresti di queste due persone sono scattate le perquisizioni, i sequestri degli appartamenti dove veniva svolta l'attività della prostituzione. Nella fase esecutiva delle misure cautelari, in modo particolare i poliziotti della squadra mobile della Questura di Siena e di Poggibonsi, con la collaborazione anche di Firenze, Prato ed Arezzo, hanno fornito un contributo fondamentale insieme alla Polizia Municipale. A seguito delle perquisizioni sono stati sequestrati una decina di dispositivi elettronici, fra telefoni, cellulari, tablet, un'ingente somma di denaro, circa 50 fra passaporti e tessere sanitari, contratti di locazioni stipulati nel tempo dai due indagati e relativi agli appartamenti dove veniva svolta l'attività, oltre a quaderni dove erano segnati gli appuntamenti e numerose scatole di profilattici. I due arrestati dovranno adesso rispondere anche dei reati in materia di falsità di materiale, come carte d'identità e permessi di soggiorno contraffatti. Durante le indagini è emerso che la donna arrestata si trova in Italia sotto falso nome da almeno una decina d'anni, pertanto clandestina. Risulta essere affittuaria di numerosi appartamenti in giro per la penisola, comprese le isole, nei quali ha gestito le stesse attività, nascondendosi dietro ad una scia di documenti falsi che le hanno consentito di rimanere fino adesso incensurata. E ovviamente ringraziamo le forze dell'ordine per essere intervenute prontamente nel nostro territorio. Torniamo ancora a parlare di cronaca e torniamo ancora a parlare dell'emergenza sanitaria. Lo abbiamo sentito più volte nelle nostre notizie. Rappuoli ha annunciato i nostri anticorpi saranno presto destinati al servizio sanitario. Sarà il Ministero a distribuirli ed avranno costi minori perché sono molto potenti e servono quantità inferiori per la cura. Rappuoli è intervenuto insieme all'assessore regionale alla sanità
Sanità Simone Bezzini in una iniziativa dell'Unicoop Firenze per sensibilizzare i cittadini sul tema della ricerca e ovviamente del lavoro che viene svolto presso Toscana Life Science. Vediamo il servizio. Stiamo più o meno rispettando i tempi, gli anticorpi monoclonali sono stati prodotti, adesso la prossima settimana li infialeremo e poi speriamo di cominciare le prove cliniche prima possibile. Le prove cliniche si effettueranno in due step, uno che si chiama fase 1 in cui sceglieremo dei volontari adulti sani, una trentina, e a questi verrà dato l'anticorpo e verrà monitorato che abbia l'attività giusta, che non abbia effetti collaterali e così via. Appena abbiamo i risultati sulla sicurezza dell'anticorpo su questi volontari adulti, cominceremo quella che è la fase 2 in cui viene dato a persone positive al tampone, non in ospedale, ma quelle sane, che sono state positive nei primi 3 o 4 giorni, gli viene dato l'anticorpo e andiamo a verificare che l'anticorpo li faccia guarire molto più velocemente rispetto a quelli che non hanno niente. Abbiamo una grande fortuna che i vaccini stanno arrivando e ce ne abbiamo tanto bisogno, perché l'unico modo per liberarci da questa pandemia sarà la vaccinazione e l'uso di anticorpi monoclonali, e spero anche altri farmaci che verranno più in là. Ora, i vaccini cominceranno ad arrivare, penso a gennaio, anche in Italia, però non ne avremo subito a disposizione per tutti, quindi dovremo prioritizzare delle categorie che verranno vaccinati sempre su base volontaria, però spero che la gente si renda conto di che fortuna è avere un vaccino in questo momento. E quindi penso che cominceremo dalle persone più a rischio, le persone più fragili, quindi anziani, case di riposo e poi le persone più a rischio, che in genere sono gli operatori sanitari. E parliamo adesso invece di economia. Nonostante la crisi si faccia sentire anche nella nostra provincia, una buona notizia arriva da una nuova apertura a Siena, Coin Casa, che apre in piazza Gramsci, una opportunità che nasce proprio dalla crisi. Coin sceglie Siena, il gruppo guidato da Antonio De Cortes ha portato un grande brand italiano nella nostra città, un'apertura in grande stile come questa, nuovi posti di lavoro, insomma tutto molto in controtendenza rispetto purtroppo alla realtà che viviamo, quindi innanzitutto un plauso per questa forza e coraggio. Allora, e Siena ha scelto Coin in questo caso, perché siamo stati noi che siamo andati a cercare questa grande multinazionale, perché ci piaceva il prodotto e perché pensavamo che Siena fosse carente in questo settore. Abbiamo fatto i contratti in agosto, perciò magari eravamo molto più fiduciosi su quello che poteva essere lo sviluppo della pandemia. Ci siamo trovati nel mezzo tra i lavori, le assunzioni, l'inaugurazione doveva essere fatta 15 giorni fa, con 2000 difficoltà. Vediamo se si riesce a risolvere nel meglio, ecco, per il prossimo futuro. La partenza oggi sembra ottima, i senesi hanno apprezzato molto, già da stamattina alle 10, nonostante il tempo inclemente, c'era la fila fuori, siamo fiduciosi. Viviamo in tempi incerti e complessi, ma una certezza c'è: Luca Muzzi, la sua grande esperienza dedicata al design, all'arredo, al buon gusto, oggi qua con il gruppo che ha aperto Coin Casa. Luca, la tua emozione è una nuova avventura? È molto forte. Io pensavo che dopo aver chiuso il negozio di chiudere definitivamente la carriera commerciale, invece poi Antonio mi ha proposto questa nuova avventura, che devo dire il brand lo conosco da tanto tempo, è veramente veramente importante e lo dico con orgoglio, sono orgoglioso che è venuto a Siena, perché Siena in questo momento aveva proprio bisogno di una cosa simile. Credo sia un negozio festoso, divertente e,
e proprio mancava, ecco, mi sento di dire questo. Personalmente vivo un'esperienza nuova perché tutto cambia, tutto si trasforma, però credo a fine carriera così per me è il posto giusto dove poter stare. Ilenia Centuroni, allora, Coin che apre a Siena grazie al vostro gruppo, vediamo intanto un trionfo di Natale, ma Coin è casa a 360 gradi, Ilenia. Sì, praticamente Coin ci offre la casa a 360 gradi dove possiamo trovare dal soggiorno alla cucina tutti i complementi di arredo che possono far così calda la nostra casa. È un progetto che abbiamo studiato quest'estate e piano piano l'abbiamo portato poi a compimento. E parliamo di un altro dato positivo, quello che riguarda la raccolta differenziata in Toscana, che cresce con un più 4%, quindi cittadini sempre più virtuosi. La Toscana ogni anno che passa diventa sempre più attenta al riciclo dei rifiuti, infatti cresce ancora la raccolta differenziata, nel 2019 è salita di 4 punti passando dal 56% al 60,1%. Aumentano anche i comuni che hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, che adesso sono in tutto 122. Questi gli ultimi dati certificati della gestione dei rifiuti riferiti al 2019 della Regione Toscana e presentati dal presidente Eugenio Giani e dall'assessore all'ambiente Monia Monni. Giani ha annunciato di voler introdurre un sistema premiale per i comuni più virtuosi. Noi puntiamo sulla raccolta differenziata perché sarà la condizione per poter evitare, diciamo così, quella corsa alla costruzione di chissà quali impianti, mentre invece un virtuoso processo di economia circolare potrà accompagnare sia la raccolta che lo smaltimento dei rifiuti. Noi metteremo delle norme premiali per i comuni che raggiungono livelli più alti. Il comune più virtuoso è Lamporecchio con il 90% di raccolta differenziata. Per quanto riguarda i capoluoghi si confermano gli ottimi risultati di Lucca con oltre l'80%. L'altro dato molto interessante è che sono 122 comuni virtuosi, quindi crescono notevolmente, sono i comuni che superano il 65% di obiettivo di raccolta differenziata. Secondo l'ambito territoriale il risultato migliore è quello di Ato Toscana Centro, che ha superato il 65%, seguito dal lato Toscana Costa con oltre il 64%, resta basso il dato del lato Toscana Sud, che si attesta al 46,45%. E adesso andiamo a vedere, come sempre, le previsioni meteo per la giornata di domani. Buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Diamo subito uno sguardo all'immagine alle mie spalle che ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Ancora un'area di bassa pressione che interessa il Mediterraneo centrale con sistemi perturbati che si succedono sulla nostra penisola. Andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di domani, giovedì, una giornata all'insegna del cielo nuvoloso con delle lievi precipitazioni sparse, qualche rovescio isolato, fenomeni che comunque saranno più probabili sulle zone meridionali, su quelle dell'arcipelago. I venti sono deboli in prevalenza occidentali, i mari per lo più mossi, le temperature per domani sono attese pressoché stazionarie con massime tra i 10 e i 12 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di venerdì, una giornata che inizia con cielo poco nuvoloso, ma già in mattinata è previsto un rapido aumento delle nubi a partire dalla costa. Nella seconda parte della giornata, proprio sul litorale e sull'arcipelago, sono attese le prime precipitazioni, c'è la possibilità anche di qualche debole nevicata sull'Appennino settentrionale intorno ai 1100 metri di quota. I venti sono da sud-est, i mari tra poco mossi e mossi, le temperature in diminuzione nei valori minimi per il cielo sgombro da nubi durante la notte, mentre le massime resteranno pressoché stazionarie. Bene, con questo ho concluso, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Bene, torniamo nei nostri studi e andiamo a collegarci con la Valdelsa. Siamo nel comune di San Gimignano e diamo il benvenuto ad Andrea Marrucci. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i visitatori, grazie dell'invito. Grazie a lei di averlo accettato, ovviamente noi siamo allestiti a festa, in parte lo è anche San Gimignano, perché c'è una notizia, insomma, che è uscita nei quotidiani in questi giorni, i festeggiamenti dei 30 anni come sito UNESCO. Ovviamente è un vero gioiello riconosciuto a livello internazionale, è un grande vanto, insomma, essere sindaco di questo bellissimo comune. Non saranno previsti eventi in presenza, ma c'è un grande evento online che so che state preparando, quindi ci anticipi qualcosa. Sì, avete detto correttamente, sabato andiamo a celebrare il 30° anniversario dell'iscrizione del centro storico di San Gimignano nella lista UNESCO come patrimonio dell'umanità. È oggettivamente un traguardo importante che ci rende orgogliosi, che arriva in un momento particolare, lo dicevate voi, e anche per questo motivo abbiamo deciso di non esaurire nella giornata del 12 dicembre la celebrazione, o meglio i momenti di riflessione su cosa significa oggi essere patrimonio dell'umanità, per un sito che non è un sito specifico limitato, ma corrisponde a un centro storico di una città che è viva, vissuta e può continuare ad esserlo, e quindi le celebrazioni, i momenti di riflessione dureranno un anno intero, dal 12 dicembre 2020 al 12 dicembre 2021. Abbiamo modo di festeggiarlo e speriamo di farlo anche magari in primavera e in estate con tanti turisti o tanti visitatori che torneranno nella città turrita. Le chiedo com'è la situazione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria nel vostro comune, perché ovviamente nessuno è rimasto immune, no, in questo momento di pandemia. Sì, assolutamente sì. Sul nostro territorio abbiamo circa ancora 20 persone che hanno contratto il virus, che stanno relativamente bene. Sono 145 contagiati da inizio pandemia. Abbiamo circa 120 guariti e purtroppo abbiamo registrato 3 decessi di concittadini. Quindi sono sempre momenti chiaramente difficili, no? Anche per un amministratore da gestire. Lei ha cercato, come altri sindaci, di rimanere in contatto con la cittadinanza, lo fa attraverso i social, attraverso il canale Facebook. Ecco, che tipo di risposta e che tipo anche di richiesta percepisce dalla sua cittadinanza in questo momento? Beh, io penso che quando si amministra bisogna essere molto concreti, no? Quindi abbiamo cercato non tanto la vetrina quanto di utilizzare anche i moderni strumenti social, per l'appunto, per testimoniare una vicinanza ai nostri concittadini. Quindi ho cominciato praticamente a inizio pandemia, perché ci siamo resi conto subito che era un mezzo per far sapere il più possibile a più persone possibile quelle erano informazioni di vitalità, perché poi stiamo parlando della salute dei nostri concittadini. Mi sembra di poter dire, senza aver avuto, una un'ansia da prestazioni social, quindi non ho fatto dirette tutti i giorni, a volte non si saprebbe neanche cosa raccontare, ma almeno di volte a settimana informare i cittadini. Questo è stato molto apprezzato. Ho visto che è servito molto a far circolare le informazioni, perché diciamoci la verità, non è facile districarsi nella selva di normative che arrivano neanche per noi sindaci. Io ho sempre cercato di tradurle per i miei concittadini in modo semplice, e al pari di quello che ci veniva dal livello nazionale, ho sempre cercato anche di mettere in luce quello che noi stavamo facendo per San Gimignano, sia per contrastare l'emergenza e quindi spezzare le catene del contagio, ma anche per dar conto di quello che l'amministrazione faceva per essere vicini alla cittadinanza in termini di tenuta sociale e ripresa economica. E anche, e chiudo, per rendere chiaro quella che era l'attività ordinaria, quale per esempio il fatto di comunque ricordare che sono 30 anni che il nostro centro storico è nella lista UNESCO, che cosa significa, comunque sviluppare momenti di riflessione. Che se posso, su questo dopo vorrei dire anche qualcosa sull'attualità. Certo, prego, può farlo tranquillamente adesso. Il tema è questo, perché al di là di, come dicevo prima, della celebrazione in se stesso, si tratta di capire qual è la responsabilità, e noi l'abbiamo ben presente, che significa essere patrimonio dell'umanità.
che significa soprattutto avere la responsabilità di tramandare alle generazioni future un patrimonio che è di tutti. Patrimonio che è di tutti, e leggo quali furono i criteri per i quali San Gimignano fu inserito nella lista mondiale. Uno è perché conserva una serie di capolavori dell'arte italiana del XIII e XIV secolo incredibile, pregiata al Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant'Agostino, ma ne sto dimenticando tantissimi altri. Secondo criterio è perché San Gimignano integra, è una testimonianza eccezionale della civiltà medievale, poiché racchiude all'interno di un'area limitata tutte le strutture tipiche della vita urbana. E poi perché con le sue torri, il suo incastellamento rappresenta e conserva l'aspetto di una tipica città feudale toscana, controllata da rivali sempre pronti al conflitto. Questo succede anche oggi nella nostra Toscana. Esatto. Qual è il tema su cui mi volevo concentrare? Questa responsabilità ha bisogno di strumenti. Lo dico più chiaramente, non sto chiedendo risorse, perché sarebbe anche ingeneroso verso altri comuni che non sono UNESCO, che hanno comunque difficoltà e che vivono dopo il Covid una situazione di difficoltà. Ma il Covid mette in luce che la responsabilità di un patrimonio dell'umanità di questa dimensione, lo ripeto, corrisponde al tessuto cittadino di un centro storico dell'intera città, ha bisogno di non lasciare l'amministrazione da sola. Mi spiego meglio, se posso, Irene, con due esempi. Io non ho una norma in più, diversa dalle, per esempio, dai comuni a me confinanti, per tutelare l'identità del mio centro storico o patrimonio dell'umanità. Non ce l'ho sulle tipologie di attività che possono aprire in centro storico, non ce l'ho sulla dinamica diversa degli affitti, non ce l'ho sulle limitazioni a certi tipi di attività. Non vogliamo diventare, non lo siamo per fortuna, tutta una schiacciataria, ma neanche un museo della tortura. Lo dico con rispetto ai musei della tortura, che sono comunque occasioni di approfondimento e di lavoro, ma faccio per far capire. Ho bisogno di investimenti e di risorse alle quali io da solo con Covid non riesco a far più fronte, ma se le risorse non ci sono, che lo Stato ci metta a disposizione degli strumenti finanziari che posso attivare in tempi rapidi a condizioni vantaggiosissime, per cui se ho da rifare un torrione, un tratto di mura, un tetto di un museo o di una chiesa che mi frana, io lo posso attivare domani mattina e lo possa restituire a condizioni vantaggiose in un tempo congruo. Chiudo dicendo, anche per raggiungere questi obiettivi, abbiamo bisogno che la legge 77 del 2006, che è la legge che tutela i siti UNESCO, sia aggiornata. Dobbiamo farlo intagliando, perché noi abbiamo tutti gli obblighi della legge, ma non abbiamo strumenti finanziari o normativi per raggiungere gli obiettivi che ho provato a descrivere e spero di essere stato detto. Chiarissimo, ci auguriamo insomma che questo venga fatto, perché sicuramente in Italia godiamo di un patrimonio straordinario, ma non abbiamo, come lei ha sottolineato, a volte strumenti più che altro veloci ed efficaci per poter intervenire sia per preservarlo sia eventualmente insomma, per dare risalto e poterlo utilizzare nel miglior modo possibile, con ovviamente una definizione di utilizzarlo che abbia un concetto insomma non semplicemente ai fini economici, ma per far sì che la bellezza insomma rimanga anche nel tempo. Vorrei, Irene, se posso, la interrompo, vorrei dire questo a proposito. No. Noi si dice spesso in Italia ripartiamo dalla cultura, noi siamo d'accordo, a San Gimignano è un elemento strategico. Penso a tante operazioni che abbiamo in corso di recupero di edifici, dal San Domenico al Santa Fina, all'ex ospedale, all'ex chiesa di Santa Chiara. Potrei continuare, progetti sulle mura, sul rifacimento di camminamenti. Vogliamo ripartire dalla cultura, ma se per non lasciarla una vacua promessa, una vacua abitazione, abbiamo bisogno di strumenti, norme, strumenti e poi ovviamente anche di investimenti che ci consentano di. Noi puntiamo al lancio partendo dalla cultura, dalle produzioni tipiche, cioè dall'eccellenza che viene dal nostro territorio, che non è riproducibile in Cina o da altre parti. Puntiamo anche a diversificare la nostra economia, perché noi siamo evidentemente tanto turismo e tanto agroalimentare, ma siamo anche manifattura nella zona di Fondovalle, che deve essere sviluppata, incrementata, anche vivendo un po'
molte scelte di vita che abbiamo a Siena, per esempio, dove sapete si sta facendo una grandissima battaglia per compensare i ricordi. E questi potrebbero essere dei punti, insomma, in agenda per il prossimo anno, per i prossimi anni, proprio per San Gimignano. Sindaco, io la ringrazio per il suo intervento e ci auguriamo che le sue idee vengano accolte, visto che San Gimignano è stato anche menzionato proprio dal neoeletto presidente della Regione Toscana, quindi largo alle idee, largo ai giovani sindaci come lei che, insomma, in politica possono in qualche modo cambiare un po' il passo, se mi consente. Ce la mettiamo tutta per questo obiettivo, fa sempre piacere quando si parla bene di San Gimignano e la siccità ad esempio. È vero, è vero. Grazie ad Andrea Marrucci e un saluto anche a tutti i cittadini di San Gimignano che ci hanno ascoltato in questo momento. Noi ci fermiamo, ancora un po' di pubblicità e poi torniamo ancora in diretta per parlare di agricoltura. A tra poco. Bene, dalla cultura ci spostiamo a parlare di agricoltura, che è sicuramente un altro tema caro all'Italia in generale, in modo particolare alla Toscana e alla nostra provincia di Siena. Diamo il benvenuto a Gianluca Cavicchioli. Buongiorno. Buongiorno, direttore dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena. Allora, chiaramente l'impatto dell'emergenza sanitaria anche sull'agricoltura è stato notevole. Qual è la situazione, insomma, che state registrando presso i vostri associati nella nostra provincia? Ma chiaramente anche il nostro settore, i nostri imprenditori navigano a vista nell'incertezza, nella preoccupazione, il fatto di non vedere una svolta in questa situazione qua. Quello che conta, come dicevo prima, per gli imprenditori è poter programmare, poter vedere un qualcosa di positivo. Onestamente la possibilità dei vaccini crediamo possa essere importante, al di là di quando potranno arrivare in maniera significativa, ma sicuramente la navigazione sarà verso un qualcosa che se non riguarderà l'ordinarietà, ma ci si avvicinerà molto, quindi si potrà iniziare a gestire, a programmare, a guardare un po' di futuro che in questi mesi ovviamente è mancato e tanto. È vero, ci sono proprio dei danni che possiamo dire l'agricoltura ha subito per l'incuria o per l'impossibilità appunto proprio degli imprenditori di avere questa programmazione? Sì, certamente, ripeto, opinione vista e condivisa, insomma, il calo dei turisti ha inciso in maniera significativa. Ovviamente facciamo parte di un sistema che chiaramente ha portato il conto. Come dicevo, la determinazione, la capacità anche di far fronte a queste difficoltà che abbiamo toccato con mano, però ovviamente si sta parlando di un qualcosa di assolutamente eccezionale. Ovviamente noi molte volte abbiamo criticato anche chi ci governa, senza ovviamente perdere di vista, come dicevo, questa eccessiva straordinarietà dell'evento. Come tutte le cose, anche se a volte diventa un po' complicato poterlo dire, ma dobbiamo cercare di prendere gli aspetti più positivi. Per esempio, il forte incremento del commercio online crediamo possa essere una di quelle cose che possiamo sicuramente considerare interessante o poter da mantenere. Un'accelerazione dei tempi che forse nel nostro quotidiano non sarebbe avvenuto. Certo, e questo, ripeto, ha dato questo impulso, la possibilità, ripeto, di potersi organizzare, però non dobbiamo tralasciare, ripeto, le grosse criticità che ci abbiamo e quotidianamente ci stiamo confrontando, non è che sono poca cosa, perché in questo momento forse qualcosa rimane sotto traccia. Però bisognerà vedere nella primavera quali saranno gli effettivi danni, certo. Le preoccupazioni rimane. Sta a noi, e qui devo dire che le istituzioni locali, a partire dalla Prefettura, Camera di Commercio, sono sempre state molto attente e molto vicine. Nei miei anni di esperienza, anche se, ripeto, eventi del genere, ringraziando il cielo, non li avevo vissuti, però da un punto di vista delle istituzioni, localmente abbiamo visto una forte vicinanza e chiaramente anche noi dobbiamo fare la nostra parte, come speriamo di aver fatto, certo. Soprattutto nell'individuare con i dati
le criticità, evidenziare anche le strade a percorrere, lamentarsi e basta, forse a volte non ha, è assolutamente giusto. Certo, non ha significato. C'è un evento, insomma, ecco, che più di altri è stato portato all'attenzione, anche curioso se vogliamo, no? Il problema di cui spesso parliamo tutti gli anni, con la pandemia è stato curioso vedere gli ungolati che si aggiravano indisturbati un po' per tutte le strade, le piazze delle città. C'è stata tra l'altro anche un'ordinanza del presidente Giani praticamente dichiarando che chi è in possesso di una licenza di caccia può in qualche modo provvedere con il supporto ovviamente della polizia provinciale che verrà messa a presidio. Qual è la vostra posizione in merito? Ma, per noi questo fa parte, è il problema dei problemi. Qualcuno un pochino ci apostrofa dicendoci che talvolta un po' esageriamo, ma non è assolutamente così, perché è un qualcosa che ormai... I danni sono ingenti, tutti gli anni. Strutturale ed ingenti. Fa parte dell'impossibilità degli imprenditori di poter far fronte a certe difficoltà, perché non sta nella possibilità dell'agricoltore di potersi organizzare in un certo modo. Siamo in difetto nella programmazione regionale del piano faunistico, è la base su cui costruire e controllare questi animali. Noi andiamo a scontare un qualcosa che altri paesi europei hanno già visto e stanno vivendo, quindi un qualcosa che non è legato alla Toscana o all'Italia, ma è un aspetto di carattere globale. Ci sono delle ragioni ben chiare e quindi su questo è fondamentale poter intervenire. Con estrema fatica ringraziamo la possibilità di poter in qualche modo intervenire, perché l'assenza di contenimento anche per un mese ha degli effetti assolutamente negativi nel proseguo. E in momenti come questo già diventa un po' complicato conviverci nell'ordinarietà, anche se noi ovviamente facciamo attenzione all'ambiente, al territorio, agli animali. Questo credo agli agricoltori non gli possa essere in qualche modo chiesto il contrario. Però in un momento come questo dobbiamo anche dare un certo tipo di priorità e comunque essere determinanti dove si può effettivamente essere incisivi, e quindi accogliamo di buon grado la decisione del presidente Giani. Chiaramente la pandemia ha imposto a tutti il ripensare, il riorganizzarsi, quindi il ripensare come poter portare avanti le proprie attività. Per quanto riguarda le vostre attività anche di contatto con i vostri associati, con il mondo dell'agricoltura e quindi l'organizzazione dei convegni, che è andata comunque avanti ed è stata effettuata ovviamente online. Ce n'è stato uno organizzato ad ottobre dove avete chiaramente parlato del piano di sviluppo rurale, quindi un punto importante anche per i prossimi anni, anche per il nostro territorio. Ci saranno altri momenti, ecco, che avete previsto? Sì, prendo spunto dalla domanda, perché il primo evento che abbiamo fatto il 7 ottobre poggiava proprio sul problema della comunicazione, di come riposizionarsi in un momento come questo. Abbiamo fatto quello del PSR e abbiamo fatto un altro sulla produttività. Sono tutti temi che, se si vuole, vanno un pochino oltre il contributo o il ristoro, ma perché volevamo dare anche un segnale, come dicevo prima, e non ci scorderemo mai di ribadire abbastanza, questa necessità di guardare al futuro. La comunicazione, con l'intervento di importanti esperti, ha fatto capire che comunque ci dobbiamo riposizionare velocemente, la digitalizzazione, o comunque, ripeto, essere molto attivi, molto presenti sul mercato. Quindi non ci possiamo permettere di non decidere, di non scegliere. Il PSR, qui stiamo parlando di futuri 7 anni, sarà un asse portante fondamentale per la nostra agricoltura. Nei momenti di stallo magari li possiamo utilizzare per qualche riflessione in più, per poi ripartire in maniera significativa. Devo dire che il contributo che abbiamo visto, che ci è stato dato, ci ha confortato molto, perché la condivisione non è stata una cosa di poco conto. Il tema della produttività, che ci è sempre stato molto molto a cuore, credo sia nel DNA degli imprenditori, è stato molto importante perché si è evidenziato proprio le carenze strutturali. Qui non è un problema di Covid, ma un problema di sistema. Noi stiamo fermi da circa un ventennio, i dati sono molto sconfortanti, e quindi anche da questo crediamo ci debba essere una spinta per andare un pochino oltre. Ripeto, fermare e ragionare troppo non è produttivo, e quindi sulla base, sulla scorta dei dati, delle esperienze, dobbiamo fare quel salto per recuperare. Ce ne abbiamo tutte le possibilità, ma sicuramente su questo ci dobbiamo concentrare.
Ecco, quanto è in mano questo alle associazioni come la vostra, quanto è in mano alla politica, nelle decisioni anche di politica economica che non riguardano ovviamente solamente l'Italia, ma hanno ovviamente un confronto anche in Europa. Non ci scordiamo, non ci dimentichiamo che c'è stata negli anni e c'è tuttora una grandissima discussione l'agricoltura e l'economia che gira intorno all'agricoltura, come si deve muovere in Europa e che tipo, insomma, di decisioni devono essere concordate o lasciate al libero arbitrio di ogni Stato. Insomma, la responsabilità maggiore eventualmente per far sì che l'agricoltura abbia una nuova vita nei prossimi anni, di chi è secondo lei? Secondo noi, prendendo spunto dalla filiera, che è una parola in questi anni molto usata, tutti devono fare la loro parte, a partire da noi, al nostro livello, a livello regionale, nazionale e ministeriale. Crediamo che quello che sia importante è conoscere molto bene i numeri, le dinamiche e poi sulla base di quello muoverci. Pensare sempre che la colpa sia di qualche d'un altro è abbastanza riduttivo e abbiamo visto in Europa funziona decisamente poco. E quindi rimboccarsi le maniche, fare un passo significativo, poi quando c'è da decidere bisogna assumersi certe responsabilità. Ma si parlava di PSR, si parlava di produttività. Per esempio, ci sono delle cose molto chiare e molto evidenti. E crediamo che i politici, ma anche da parte nostra, dobbiamo suggerire e poi decidere. Il PSR condizionerà a torto a ragione i prossimi 7-8 anni. Le cose sono ben chiare e abbiamo tutto il tempo, abbiamo per poter fare un qualcosa di concreto e che porti dei risultati. Noi ce la mettiamo tutta, per esempio, prendo spunto dalle iniziative che citava lei, noi ci fa molto piacere evitare evidenziare le criticità, ma non con un general generico, con dei numeri, dei dati, delle considerazioni, che possono essere più o meno condivisi, ma là dentro si capisce bene il perché e il per come di certe cose. È una banalità, è una cosa che certamente non scopriamo noi, ma già quello è un metodo di misura che ci aiuta tantissimo in tutti i contesti. Il Covid ferma anche il premio Terre di Siena, che era un appuntamento, insomma, del mese di dicembre, quindi che cosa succederà? Sarà rimandato? Scendiamo un pochino, ma questa è la nostra iniziativa che ci teniamo molto, perché è un modo abbastanza semplice che però ci teniamo, come dicevo prima, per evidenziare le nostre capacità, le nostre dinamicità, nostro intendo del territorio, perché anche qui molte volte forse non mettiamo ad effettivo regime le punte di eccellenza che abbiamo. Molto spesso citiamo sempre quelle più conosciute e forse non ne citiamo mai abbastanza, ma va sicuro che ci abbiamo tante realtà significative. Il nostro premio cercheremo di spostarlo qualche mese più avanti, perché anche questo, tanto abbiamo cercato di farlo fino in fondo, ma ovviamente la situazione non ce l'ha permessa, ma è un modo sempre di evidenziare e di pensare positivo. Questo è il nostro piccolo messaggio nell'umiltà che un po' ci contraddistingue e vogliamo dare, e su questa speranza, insomma, ci apprestiamo a finire l'anno e iniziare quello nuovo. Quindi lo rimandiamo e saremo presenti a breve per il premio Terre di Siena. Direttore, la ringrazio di essere stato mio ospite. Ovviamente torneremo ancora a parlare di agricoltura, perché è un mondo che ci appassiona e che ovviamente è il territorio di Siena, no? Quindi dobbiamo, anche solo per dovere, parlarne e parlarne con il punto di vista proprio che è degli agricoltori. Ben lieti di dare il nostro contributo nella maniera più precisa e contestuale che sempre ci ha contraddistinto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ci fermiamo ancora un po' di pubblicità e poi torniamo a parlare nell'ultima parte della nostra diretta, ancora di design, di bellezza, in qualche modo di arredo con il gruppo Arche. La tra poco.
Bentornati in diretta e come preannunciato dunque ultimo blocco di questa diretta e parliamo come sempre di design, di bellezza, di architettura e parliamo ovviamente del gruppo Arkel. Oggi tra l'altro lo facciamo insieme ai due boss per eccellenza e quindi un benvenuto a Laura Farasin, David Campinoti, buongiorno. New entry in questo spazio. Microfono. New entry in questo spazio, ma nel gruppo Arkel ormai sono abbondanti 20 anni che ci siamo. Beh, insomma, una lunga tradizione. Allora Laura, ormai tu sei abituata in questo salotto, quindi oggi che cosa raccontiamo ai nostri telespettatori? Allora, oggi come al solito raccontiamo due, tre progetti che abbiamo seguito sia io che Davide. Noi ne seguiamo pochi perché chiaramente abbiamo altre cose da fare e quindi nostri supervisioniamo, però qualcosa per mantenersi ancora aggiornati e la facciamo. Quindi ci sono due progetti privati e un progetto molto interessante di un'azienda molto importante sul territorio che ha praticamente trasferito la sua sede produttiva in un nuovo contesto dove chiaramente lì è stato un lavoro piuttosto importante. Sì. Allora iniziamo proprio dal primo progetto con le immagini che la nostra Francesca, intanto la salutiamo nel backstage e la ringraziamo, ci ha come sempre inviato. Vediamo il primo progetto di quest'oggi e come sempre noi facciamo vedere un prima e un dopo, quindi l'evoluzione e contestualizziamo quello che è stato insomma il lavoro. Sì, questo è un progetto di una committenza straniera, inglese in questo caso, e per problemi di lavoro non si è potuta collegare da Londra, e è chiaramente un contesto del Chianti, in un bosco che per arrivarci bisogna farsi portare da qualcuno perché non si trova. E l'esigenza appunto è di un casolare da dover ristrutturare in chiave moderna ma che comunque sia abbia i comfort di una casa diciamo moderna, quindi qui si vedono le cose che si sono fatte, la trasformazione sì, perché prima c'era tutto il discorso dei marmi che erano una cosa abbastanza diciamo imponente e la cliente ha voluto molto semplificare, molto alleggerire. Sono sempre gli stranieri, insomma, che la bellezza italiana non è scontata. Sono molto attratti dal nostro territorio e questa è una grande risorsa per noi, perché comunque questi casolari credo che sarebbero andati non so come se non fossero venuti a ristrutturarli. Andiamo con il secondo progetto e quindi David do a te la parola, perché è un progetto che hai seguito insieme agli architetti a me piace Ferruccio molto. Ascanelli e Matteo Severini, certo. Che tra poco sentiremo. È un progetto che a me piace molto per questo motivo qui. È una casa qui toscana. Gli architetti, insieme alla committenza, che chiaramente ha accettato il tutto, sono riusciti a avere una casa toscana non tradizionale, ma con una rivisitazione che personalmente, a mio parere, è molto bella interna. E ora vedete le immagini e ditemi se anche per voi questo era il casolare tradizionale, cioè, come appariva, un fienile, insomma, come siamo abituati a vederne tanti nei nostri territori, nelle nostre zone. E vediamo appunto con queste immagini. Il risultato finale è come è stato progettato sia da Ferruccio che dal Severini, come è stato progettato, e ripeto, personalmente a me piace molto. Qual era la peculiarità secondo te, insomma, l'obiettivo era ricreare secondo me un casolare esternamente come sono riusciti, ma avere un interno in chiave moderna molto rifinito e molto particolareggiato. Beh, sicuramente avete colto nel segno, vediamo questo ambiente bellissimo con dei contrasti anche nel materiale utilizzato, quasi industrial. Bravissimo, quasi industrial, contrasti dei materiali e diciamo finiture di un certo pregio e di una certa importanza chiaramente. Bellissimo davvero e complimenti perché rende un ambiente davvero del tutto nuovo e anche innovativo. Allora, andiamo a sentire proprio gli architetti come hanno lavorato a questo progetto e quindi eccoli qua, Ferruccio Ascanelli e Matteo Severini, buongiorno, benvenuti su Canale 3.
Buongiorno. Salve. Beh, intanto insomma lavorare insieme è abbastanza complicato di per sé, però è un arricchimento perché da un'idea ne viene fuori un'altra e poi il risultato finale è quello che abbiamo visto. Quindi come avete lavorato? Ma allora, diciamo, il progetto ovviamente quando si lavora su questi oggetti è molto stimolante. Chiaramente l'obiettivo del progetto era quello di creare un ambiente funzionale che rispondesse alle esigenze della committenza, ma che allo stesso tempo valorizzasse l'identità intrinseca del casulare, quindi tutto mirato a valorizzare tutto il casulare e le necessità della committenza. Quindi ovviamente quando si fa questi tipi di lavoro ci vuole un'equipe affiatata e quindi anche per questo in Arkets si è ritrovato un ottimo partner, perché insomma non è mai semplice seguire le varie idee e sensazioni dei progettisti. E quindi nel senso sì, il linguaggio l'avete detto bene, è quello minimale, perché appunto un minimale lavora in contrasto sull'esistente e quindi un design appunto appropriato sul tipo di oggetto. Ferrucci, se vuol dire qualcosa a te, se no forse non so quanto tempo abbiamo a disposizione. Prego, sì, dottor Ascanelli. Mi posso inserire, ma quello che abbiamo condiviso, gli aspetti secondo me sono stati molteplici da affrontare, perché comunque cercando di seguire i desideri della committenza da un lato, dall'altro comunque abbiamo sicuramente fatto un intervento anche sotto l'aspetto ad esempio energetico, c'è stato un nettissimo miglioramento, perché la parte disperdente delle pareti, della copertura, per cui si è raggiunto anche un comfort abitativo pur rimanendo in un ambito di economia di manutenzione dell'immobile, però a un alto livello di comfort. Quindi contemporaneamente si è cercato di intervenire. C'è una parte, noi abbiamo avuto un duplice approccio: conservativo, nel senso di un restauro di certe parti, però abbiamo inserito una componente sul restauro di base, una componente progettuale che voleva arrivare a un'armonia generale. E questo è evidente insomma dal progetto che avete realizzato. Grazie per il vostro intervento, ovviamente buon lavoro, perché lo rivedremo nel nostro calendario del gruppo Arkel, quindi è degno di nota sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ovviamente chiamiamo i prossimi due personaggi che andremo a sentire. Mario Piccini, che è il titolare insomma di una nota azienda vitivinicola valdelsana, tra l'altro mio compaesano, ed Elisabetta Cervelli, che ha seguito appunto questo lavoro di ristrutturazione nelle tenute Piccini, quindi completamente un lavoro diverso, non è un'abitazione privata ma è uno stabilimento che è però molto legato con il territorio, quindi sarà interessante andare a vedere anche qui la traduzione, no, del design e dell'architettura. A tra pochissimo ancora su Canale 3 con il gruppo Arkel. Bene, bentornati su Canale 3. Allora, continuiamo a parlare di progetti che nascono nel bellissimo territorio della provincia di Siena. Andiamo in Valdelsa perché ci occupiamo di uno stabilimento che è aperto da pochissimo nel comune di Casole d'Elsa. Parliamo delle tenute Piccini, quindi un nome legato al mondo vitivinicolo da tantissime generazioni, un mondo ovviamente importante, e voi avete curato questo
questo progetto insieme ad Elisabetta Cervelli, che è l'architetto appunto che ha eseguito i lavori. Allora, siamo in collegamento ovviamente con Mario Piccini ed Elisabetta Cervelli, tra pochissimo li sentiremo. Intanto andiamo a vedere il progetto, il prima e il dopo in queste immagini. Questo era lo stabilimento di Casole al momento appunto in cui è stato acquistato, e poi vedrete tra pochissimo come è stato trasformato. Tra l'altro, voglio dire, insomma, passando nel territorio di Casole d'Elsa, è davvero un gioiello che colpisce dall'esterno, perché ha quest'uliveta molto particolare davanti e un design di illuminazione che ovviamente non può non farsi notare, giusto Laura? Confermi? Confermo, noi siamo molto orgogliosi di essere stati, diciamo, selezionati per poter fare questo lavoro, e io ringrazio tantissimo appunto Mario e Elisabetta che ci hanno dato la fiducia per fare questo intervento. Quindi, che dire, io credo che meglio di loro a spiegare il tutto non ci siano persone che hanno seguito chiaramente tutto il complesso. Noi abbiamo seguito giustamente la parte di finitura, quindi la parte forse più semplice e più bella. Più divertente, più come divertente. Abbiamo detto in altre occasioni. Per arrivare a questo sicuramente gli sforzi e il lavoro dietro ce n'è stato molto. Tanto, sì. E anche diversi mesi, mi immagino, di impegno. Quanto è durato in totale il lavoro? Ma mi sembra circa un anno e mezzo, ma meglio di me lo sa dire l'architetto Elisabetta. Lo sentiremo tra pochissimo, intanto scorrono le immagini che ovviamente ritraggono anche gli spazi interni dello stabilimento prima del vostro intervento, quindi siamo curiosi anche di arrivare al dopo, perché ci mostrano una realtà che sicuramente è abbastanza trasformata. Possiamo ricordare che questo era uno stabilimento che è stato utilizzato anche da un'altra azienda importante nel nostro territorio negli anni, quindi insomma era già adibito ad un tipo di della Florence, e quindi un progetto che già riguardava una realtà industriale. Questo è lo stabilimento delle Tenute Piccini come appare oggi, e questo ovviamente è il progetto che è stato poi realizzato. Volessimo definirlo, diciamo, con, come sempre, con un aggettivo? È una, come dire, il futuro, è il bello nel futuro. Beh, mi sembra una chiave di lettura piuttosto interessante, David. Che cosa è un intervento, secondo me, che nelle nostre zone è difficile da vedere e da eventualmente ritrovare un tipo di intervento del genere, fatto in modo, secondo me, esemplare, disegnato in modo eccezionale. È una realtà che fa molto piacere nel territorio avere queste realtà di questo genere. Ci sono i colori ovviamente che sono quelli inconfondibili da sempre del vino Piccini, e quindi questo arancio che spicca nella parte ovviamente esterna di questo stabilimento, ma anche all'interno, come vediamo in questa meravigliosa scala. E vorrei appunto semplicemente dire la prima impressione che ho è che sia quasi un progetto di respiro europeo, sembra quasi di entrare in un museo invece che in uno stabilimento, e quindi sono fortunate anche le persone che ci lavorano all'interno, credo, insomma, sono degli spazi davvero molto ben strutturati e veramente accoglienti. Continuiamo a vedere appunto le immagini in sottofondo, e tra pochissimo sentiremo proprio direttamente da Mario Piccini, titolare delle Tenute, qual era l'obiettivo, insomma, per realizzare questo progetto, e poi ovviamente l'architetto Elisabetta Cervelli, che ha seguito i lavori, come è riuscita in qualche modo a tradurre le volontà, no? E il desiderio espresso dalla famiglia Piccini in questo lavoro. Ovviamente vediamo anche le bottiglie, il vino, che fanno bella mostra di sé in questi spazi che sono davvero meravigliosi. Una traduzione, direi, di moderno, ma anche qualche incastro ovviamente di antico, insomma, di epoca che fa parte anche della Toscana, no Laura? Sicuramente sì, il richiamo alla territorialità è evidente, no? Dando anche però un segno, una di eleganza e di
un impegno costante per tutte le qui è il video della... di Mario Piccini, sì, delle Mario tenute Piccini, esatto. E quindi vediamo anche la lavorazione, i momenti della generazione dei Piccini, di questi sì. vini, insomma, che tengono alto il nome anche dell'eccellenza vitivinicola toscana. Esatto. Allora andiamo a collegarci proprio allora con il diretto interessato. Mario, buongiorno, ci racconta la sua idea, qual era il progetto? Allora, il progetto era quello di dimostrare il passato, il presente e il futuro. Quindi secondo me è molto importante il passato, perché comunque ti dà la partenza, ti dà l'appartenenza e ti dà la partenza del progetto. Il presente, cercando di mantenere quindi tutto ciò che è passato mantenuto, e quindi il presente costituito, e il futuro naturalmente, perché questa è un'azienda e uno sguardo sul futuro, che è una strategia guardando lontano, che può fare progetti industriali secondo me. Quindi con l'architetto Cervelli ci siamo seduti, abbiamo passato del tempo assieme all'interno dell'azienda per capire questa filosofia. E l'altra cosa importante è la bellezza. Secondo me la qualità e la bellezza è un diritto che ognuno di noi deve pretendere a se stesso e a quello che lo circonda. Ecco, questa è stata un po' la filosofia che ci ha mosso e che ci ha fatto, diciamo, muovere in questa direzione. Beh, quello che lei ha ricordato a volte lo diamo per scontato, invece non deve essere così, perché la bellezza è una ricchezza tutta italiana e quindi va preservata, perché è un nostro punto di forza. Quindi la ringrazio di averlo sottolineato, legandolo proprio anche alla sua filosofia di, ovviamente, di lavoro, di business. Dottoressa Cervelli, come ha tradotto tutto questo nella realizzazione di questa meravigliosa tenuta a Piccini, questo nuovo stabilimento? Buongiorno, è l'idea che nasce dal confronto, dall'ascolto con la committenza, sicuramente. Quindi l'idea nasce, non si sa come, è nato questo nastro arancio che percorre tutta l'azienda, che poi si trova anche dentro le scale che dal piano terra salgono poi su, e quella è stata un po' l'idea madre. D'accordo con la famiglia Piccini, volevamo uno stabilimento che si connotasse, cioè si capisse che quello è l'ambiente Piccini. All'interno poi abbiamo ragionato in una maniera diversa, facendo sì che alcuni ambienti diventassero casa. Infatti abbiamo, come ha detto bene Mario, abbiamo recepito, abbiamo cercato negli archivi di famiglia materiale loro, appartenuto alla loro famiglia, e l'abbiamo ricollocati nell'oggi, proprio per dare poi la spinta per il futuro che sarà dell'azienda. Quindi questo è un po' il summa del progetto. Il percorso, è davvero complimenti. Mario, le faccio un po' una domanda provocatoria. Tutti vogliono scappare dall'Italia, mettere gli stabilimenti all'estero. Lei invece si lega sempre di più con la sua famiglia e il suo nome al territorio valdelsano, non solo della provincia di Siena, ma valdelsano, dove lei è nato con la sua famiglia. Certo, io sono in un settore dove vedo pure le... Questa è la forza dell'Italia. L'Italia deve imparare a crescere, avere la forza di sapere che siamo in un territorio unico, specialmente il nostro settore, la biodiversità, cultura, che comunque appartiene a tutte le famiglie. Perché se io dico sempre, se andiamo a vedere, ogni famiglia italiana, se va alla quarta generazione, c'ha una zappa dietro la porta. È vero. Esatto, un po' la verità. E quindi tutti scappare. Indubbiamente abbiamo un problema che durante il Covid forse
è stato più chiaro a tutti che è la burocrazia, però questa non è a un territorio, è data proprio a un discorso, di casa. E io credo che purtroppo questa pandemia, o per fortuna, possa essere un elemento che possa velocizzare il campo in questo. Ce lo auguriamo. Ripeto, quando vendi una bottiglia di vino, un bicchiere di vino, te vendi una storia in un bicchiere. Quindi devi essere bravo soprattutto a rendere edotto il tuo consumatore quello sta veramente bevendo e assaporando. Grazie per queste sue parole e davvero complimenti per il suo lavoro. Ringraziamo anche la dottoressa Cervelli per essere stata nostra ospite e ancora tanti complimenti. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Allora, una squadra, quella del gruppo Arkel, che ha una storia a proposito, insomma, di storie di famiglia, che va avanti da tantissimi anni, che si radica ancora di più nel territorio. Tu, Laura, ricordavi una cosa importante, che ovviamente tutto questo lavoro non funzionerebbe così bene se non ci fosse proprio un raccordo tra le persone che lavorano all'interno. Ognuno deve fare la sua parte, mi sembra, insomma, questo sia proprio il vostro caso. Sì, è indispensabile, perché comunque sì, per raggiungere dei risultati bisogna, noi siamo 9-10 persone, tengo a dire che nell'ultimo anno abbiamo assunto 2 persone, quindi grazie a Dio siamo andati un po' contro tendenza a quello che è l'andamento, cioè abbiamo sostituito persone che se ne sono, che sono uscite per cambi di vita, e perché comunque il nostro lavoro non è poi così semplice da gestire, e sono entrate altre 2 persone e altre 2 ne sono state aggiunte allo staff. Quindi per noi è importante che il lavoro venga svolto nel migliore dei modi da chi vende, da chi fa gli ordini, da chi fa l'amministrazione, da chi fa le consegne, quindi è indispensabile che ognuno remi sempre dalla stessa parte. Allora lasciamo a Davide, come dire, il ringraziamento e l'elenco di queste persone che noi abbiamo collegate online, perché la tecnologia ci permette di raggiungere anche il gruppo Arkel a distanza, e quindi abbiamo tutti questi ragazzi che lavorano insieme a voi collegati e li facciamo proprio vedere se riusciamo, ovviamente. Eccoli qua. Partiamo subito da tre personaggi che nella nostra organizzazione sono fondamentali. Vediamo Alberto Rosi, che è il nostro venditore di Grosseto. Facciamo l'appello, nell'altro eccoli showroom, che saluta con la manino, vedi? Poi abbiamo anche alla nostra destra Giuseppe, che è il responsabile del magazzino, e Gianni, che sono i 2 magazzinieri, quelli che aiutano noi, che vendiamo e facciamo anche qualche bischerata anche noi quando si vende, e giustamente ci riparano qualche magagna ricontrollando tutto quello che facciamo, e loro sono in trasferta oggi, vedi, li abbiamo mandati a Grosseto perché ogni tanto gli fa bene anche uscire dall'area di Siena per vedere un po' di aria marina. Cambiare aria marina al Salmastro, si spera gli faccia bene. Poi abbiamo anche nessuno per ora, eccoli qua. Ah, ecco gli altri 2. Abbiamo l'ultimo entrato, ma in ordine di tempo, sulla destra, che è Nazzaro, che è l'altro magazziniere che è rimasto a Siena. E sulla sinistra abbiamo Alessia, che è quella che è dell'amministrazione, che sopporta e supporta noi tutti in quello che è la richiesta di fatture, e si può avere l'IVA agevolata e possiamo avere quello e possiamo avere quell'altro. C'è un mondo dietro a questo. C'è un mondo importante. Noi come venditori non è che siamo preparatissimi, perché chiaramente, come sai, commerciali non è che è a livello... Non è vostra materia. Brava, e quindi chiediamo un aiuto a lei, che essendo da sola è molto brava a rispondere a tutte le nostre necessità. Ragazzi, noi vi mandiamo un salutone, facciamo ciao tutti insieme con la mano e ci facciamo gli auguri virtuali. Non sarete, un'altra idea potrebbe essere fare il calendario con tutti i componenti del gruppo Arkel, quindi state attenti, perché Laura e Davide sono pieni di sorprese, di idee. Chi lo sa, un domani. Nel bagno. Lo faremo quando... Vediamo. Non ciao ragazzi. Limiti alla provvidenza. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.
Bene, abbiamo ringraziato anche il gruppo Arkel, lo abbiamo fatto vedere, il gruppo Arkel al completo, salutiamo anche Francesca che è là dietro i nostri schermi. Ma allora, sì, l'ultima puntata ospite sarà quella della prossima e poi smettiamo, sarà quella dei giovani e chi ha collaborato a fare tutto questo. E faremo vedere finalmente il calendario completo 2021, quindi non vi perdete la prossima puntata. Io ringrazio Davide e Laura per essere stati i miei ospiti quest'oggi. Grazie a te. E visto che non ci rivediamo la prossima settimana, buon Natale, perché noi abbiamo già allestito, abbiamo già gli gnomi pronti. E buon Natale a tutti voi. Buon Natale e buon anno, speriamo, è vero, 2021. Importante. Grazie ai nostri telespettatori, Brandano finisce qua, ci ritroveremo ancora mercoledì prossimo alle 11 per la nostra diretta, ma su Canale 3 la diretta prosegue con Franco Masoni e Luca Virgili con Vicini ma lontani.